Largo agli eroi di Terrinot. Ma quali eroi? Per fare gli eroi ci vogliono le miniature e avere un drago come nemico principale. Beh, un vero nemico deve avere la miniatura, quindi noi siamo i veri eroi di Terrinot, perché abbiamo anche la miniatura del drago. Qualcuno ha detto drago? Anche se nell'introduzione ho usato sempre gli stessi due, ci sono un'infinità di eroi che popolano il vasto mondo di Mennara. E altrettante sono le gesta raccontate nei vari giochi della Fantasy Flight Games, ambientati principalmente nel regno di Terrinot. In questo, nel 2018, i fratelli Bredin e Adam Sadler ci fanno rivivere le gesta di alcuni di questi eroi di Terrinot, visto che per motivi di franchise non potevano più utilizzare il mondo di Warhammer. Vediamo i componenti e una panoramica di gioco. Ecco qua gli eroi di Terrinot. Regolamento. Signorini vari, questi per il danno, questi per l'esplorazione e questi per i successi. I dadi delle azioni, le schede scenario sono divise per livello. Tribali, impegnativi, formidabili, come li descrive il regolamento. Le carte, che sono l'elemento principale del gioco. Le carte stato, indebolito, avvelenato, concentrato e le carte per giocare in meno giocatori. Le carte esplorazione che si pescano durante la fase di viaggio. Le locazioni dove si svolgono le azioni degli eroi, di difficoltà diverse, anche queste come gli scenari, da esplorare per avanzare nella missione. I boss, che sono 8 come le quest, uno per scenario, questo per esempio è il boss di questo scenario. I mostri, anche questi di 3 difficoltà, sono 19 in tutto. Per ognuno dei mostri ci sono 3 carte. 2 minion e un master. E il pezzo forte, gli eroi. Vediamoli un po' più da vicino. Ci sono 12 eroi suddivisi nei 4 archetipi classici. Guaritore, mago, scout, guerriero. Ogni archetipo ha 4 azioni base. Queste sono quelle del guerriero. Le azioni sono attaccare, riposare, esplorare, aiutare, che possono essere migliorate. In pratica c'è una leggera progressione dell'eroe man mano che si procede nello scenario. Gli scenari però non sono legati tra loro da una campagna, sono a sé stanti, quindi riparti ogni volta da capo. Una partita è una sequenza di round uguali giocati fino a che non si raggiungono le condizioni di vittoria o di sconfitta, che nel 99% dei casi corrisponde alla morte di tutti gli eroi. Ogni round è diviso in 4 fasi. Ogni eroe fa un'azione, i mostri vengono attivati, la fase delle insidie e quella di viaggio. Durante la prima fase, quella degli eroi, partendo dal leader del gruppo, ogni eroe tappa un'azione, lancia i dadi e segue le istruzioni della carta da cima a fondo. L'attacco serve ovviamente per attaccare uno o più nemici. Il riposo per curarsi e stappare le carte usate, perché finché rimangono tappate non le puoi riutilizzare. L'aiuto, come dice la parola, aiuta gli altri eroi dando loro segnalini successo che possono essere spesi nel loro turno. Esplorare piazza segnalini esplorazione sulle carte locazioni e fa pescare queste carte che contengono oggetti utili, pochi per la verità, o eventi positivi e negativi. Durante la seconda fase tutti i mostri in gioco non tappati si attivano e fanno danni agli eroi. Nella fase insidie viene mosso il segnalino sul tracciato dello scenario e viene risolta l'insidia indicata. In questa fase, se permesso dallo scenario, gli eroi migliorano le loro carte azione scegliendo fra 2 classi. Per esempio, lo scout può specializzarsi o in Wildlander, più o meno selvaggio, oppure in Thief,
Ladro. Una carta azione in pratica viene sostituita con la stessa azione, ma decisamente più potente. Le due azioni a confronto. L'ultima fase è la fase di viaggio, dove si verifica se sono stati accumulati sufficienti punti esplorazione per passare alla carta allocazione successiva. In questa fase si può decidere di passare il segnalino di primo giocatore. Non è un bene essere primo giocatore perché tutte le sfighe vengono applicate a lui. La partita procede in questo modo fino a che non si soddisfano le condizioni di vittoria o di sconfitta. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima!